Alcuni anni fa uno scrittore ha pubblicato un libro con un titolo interessante, Messaggio ad un'aquila che si credeva un pollo. Messaggio ad un'aquila che si credeva un pollo. Pensate alle belle aquile che solcano i cieli, passano sopra le montagne innevate, si godono stupendi paesaggi, e pensate ai polli che razzolano sul terreno alla ricerca dei vermicelli e che poi sono destinati a finire arrosto sulle nostre tavole. L'uomo del Vangelo poteva diventare un'aquila ed è rimasto un pollo. Un bel pollo, certamente, perché ha sempre vissuto bene, ha osservato i comandamenti, ha obbedito a papà e mamma, è stato onesto, ma è rimasto un pollo come tanti altri polli. A dire il vero, non era contento di essere un pollo, altrimenti non sarebbe andato da Gesù a chiedergli: Maestro, che cosa devo fare per avere la vita eterna? Ecco, non lasciamoci portare fuori strada da questo aggettivo eterna. Non pensiamo subito al paradiso, alla vita dopo la morte, eccetera. Qui eterna indica innanzitutto la vita buona, la vita bella, la vita ben vissuta, la vita che ci fa contenti, che ci realizza. Ecco, potremmo un po' tradurre la domanda del tale così: Maestro, che cosa devo fare per avere una vita di cui essere davvero contento? E di fronte alla domanda Gesù non risponde subito. Prima fa una cosa di grande importanza: guarda attentamente quel giovane, cioè legge dentro di lui il desiderio. E l'evangelista aggiunge: lo amò. Cioè Gesù vuole davvero aiutare quell'uomo a realizzare il desiderio che porta in cuore. Ecco, solo dopo aver fatto questo pronuncia le parole che abbiamo ascoltato. Per essere davvero felice, contento di te stesso, ti manca una cosa soltanto: va, vendi quello che hai e dallo ai poveri e avrai un tesoro in cielo, e vieni e seguimi. Che significa? Ragazzo mio, non accontentarti mai, puoi essere di più di ciò che sei adesso. Due osservazioni su queste parole di Gesù. La prima: una richiesta così radicale, così forte, Gesù non l'ha rivolta a tutti quelli che ha incontrato, l'ha rivolta a quell'uomo e a pochi altri, la richiesta di lasciare tutto e andare con lui. Non a tutti è richiesto di essere come Francesco d'Assisi, che si spoglia addirittura dei suoi vestiti e si mette il saio degli ultimi di quel tempo, i braccianti della terra. Il rapporto con Gesù è personale. Lui è per tutti lo stesso, ma noi siamo diversi. Ciascuno deve avere il suo modo di seguire Gesù. Ai vostri papà e alle vostre mamme non è certo chiesto di lasciare tutto, darlo ai poveri e di andare chissà dove. Sarebbero dei criminali, perché prima devono pensare a voi. La seconda osservazione: a tutti però è chiesto di seguire Gesù cercando di dare il massimo possibile, senza mai accontentarsi, ad ogni età, ad ogni condizione. Signore, aiutami a capire come posso essere migliore, come posso realizzare meglio la mia vita, adesso che sono bambino, che sono ragazzo, che sono giovane, e anche quando sarò adulto,
quando avrò una famiglia, quando sarò anziano, sarò nonno, avrò dei nipotini, magari sarò un po' ammalato, perché col passare degli anni si diventa anche più fragili. Dammi quella sapienza di cui ha parlato la prima lettura per capire meglio chi devo essere, cosa devo fare. In ogni caso Gesù ci offre un duplice criterio per la vita realizzata: l'altruismo e la generosità. Nella risposta data all'anonimo del Vangelo dice: non pensare solo a te stesso, pensa anche agli altri, pensa ai poveri, pensa a quello che puoi fare per gli altri e sii generoso e cura l'amicizia con me. Questo vuol dire seguimi per noi. A quelle parole il tale del Vangelo si fece oscuro in volto e se ne andò rattristato. Possedeva infatti molti beni. Rimane un pollo e non diventa un'aquila. Venerdì abbiamo iniziato il nuovo anno catechistico. Ho visto ragazzi entusiasti che vogliono diventare delle bellissime aquile. Ne ho visti alcuni che vogliono rimanere poveri, pigri, svogliati, distratti, incapaci di ascoltare, un po' egoisti. Pensiamoci tutti bene, pensateci tutti bene, voi ragazzi, bambini, ragazzi che avete iniziato l'anno catechistico. Ognuno si chieda: che cosa voglio diventare quest'anno? Voglio restare un pollo o diventare, o almeno provare a diventare una bellissima aquila?